Piovono meteoriti. Tieni, mamma. Guarda, Calimero. Una stella cadente. Oh, oh, quanto è bella. Quando vedi una stella cadente, devi esprimere un desiderio, pulcino mio. Gli astronomi e gli scienziati sono stati precisi. La notte scorsa un meteorite si è schiantato nei pressi della città. Ci metteremo tutti all'opera per recuperarlo. È di un'importanza capitale. E quando l'avremo ritrovato, gli scienziati lo studieranno prima che si deteriori. E poi lo metteremo nel mio museo. Nel nostro museo. Ehi, Valeriano! Questo meteorite sarà l'orgoglio. Siamo qui! Le città vicine saranno fatte. Avete sentito? Un meteorite è caduto non lontano dalla città. Un meteorite? Una roccia che viene dallo spazio. Brucia molto quando cade sulla Terra. Assomiglia a una stella cadente. Ah, è sicuramente quello che ho visto cadere ieri sera da quella parte. Verso il mulino. Non ci credo, che fortuna. Vorrei troppo vederlo da vicino, toccarlo. E poi scattare una bella foto con me accanto. Chissà se Da Vinci aveva una macchina per trovare i meteoriti. Certamente. Andiamo a chiamare Piero e tutti al mulino. Valeriano? Tu che sei il mio assistente preferito, mi aiuti a sistemare? Arrivo, papà! Vi raggiungo appena posso. Aspettatemi, amici! È l'ultima volta che vengo al mulino col mio pogo. Che ci fa in mezzo alla strada questo prezzemolo di sasso? Aia! Guardate, si direbbe che sia il meteorite. Tu credi? Oh, se Valeriano lo vedesse, farebbe i salti di gioia. Ma bisogna portarlo al municipio. Il sindaco ha detto che bisogna consegnarlo agli scienziati al più presto, prima che si deteriori. Ma se lo riportiamo, Valeriano non potrà più vederlo da vicino. Oh, è un'ingiustizia, però. Ah, ho un'idea. Porteremo il meteorite al municipio solo dopo essere passati dal mulino. In questo modo Valeriano potrà fargli una bella foto. Wow! Tu sì che sei furbo, Calimero! Bella idea! Genialissimissima la macchina fotografica di tuo papà. Le foto sono subito pronte. È super mega fantastico! Grazie, amici miei! E adesso ne faccio una solo al meteorite. Vai in posa, Piero. Aspetta, zoom un po'. Ecco, a posto. Non ti muovere! Ma dove siete, ragazzi? Ah, non vedo più niente! Non vedo più niente! Ehi, hai sentito, Valeriano? Quando lo si scuote fa un certo rumore. Magari c'è dentro una sorpresa. È una pietra dello spazio. Se contiene qualche cosa, è di certo un gran segreto. Una sorgente d'energia super mega cosmica. Sì, giusto. Portiamola al municipio adesso. Ci sono degli scienziati che devono studiarlo. Aspetta, Calimero. Lasciamelo soltanto ancora un po'. Lo porterò al municipio stasera. Promesso. Beh, d'accordo. Promesso, eh? Super promesso! Ma guarda, sentite questa. Non hanno ancora ritrovato il meteorite. No! Cosa? Oh, no! Papà, mamma, posso uscire? Vado a trovare Priscilla. Sì, Calimero, vai pure. Grazie. Valeriano non l'ha ancora portato al municipio. Mi aveva promesso che l'avrebbe fatto. Me l'aveva promesso. È un'ingiustizia, però. Dobbiamo andare a cercarlo. Ok, vado a prendere la bici. Sentito la novità? Valeriano al meteorite. Ma perché lui ha il diritto di averlo e noi no? Seguiamoli. Hai capito, Piero? Ci siamo! Capto l'energia extraterrestre del meteorite! Ma quella è solo l'aspirapolvere! Valeriano! Perché ti sei tenuto il meteorite? Cosa? Si era detto qualcosa? Sì,
il meteorite si doveva riportare subito al municipio. È da stamattina che continuo a dirglielo. Valeriano, avevi fatto una promessa. Andiamo subito a restituire il meteorite. No, è mio. Lo restituirà soltanto quando avrò scoperto il suo segreto. Presto, bisogna fermarlo. Ops, scusate. Saremmo dovuti andare in bicicletta, non a piedi. L'importante è non averli persi. Guardate là. Guarda, guarda. È esattamente quello che cercavamo. Grazie tante, Valeriano. No, lascialo, è mio. Da quando in qua tutto quello che è a terra è tuo? Ti sbagli, è soltanto mio. L'ho appena ritrovato. I lapinetti hanno il meteorite. Ridammelo, ridammelo, ridammelo. No. Restituiteci il meteorite. Non è vostro, capito? E che cosa ci dareste in cambio se ve lo restituiamo? I tuoi compiti? Ehi, buona idea, Ovetto. Prima farai il mio compito sulla migrazione delle aragoste, poi ti renderò la pietra. D'accordo, farò il tuo compito. Così potrò portare il meteorite al municipio. Ci vediamo qui all'ora della merenda. Buon compito. Non vorrei farlo davvero, per caso. Mi dispiace, Calimero. Se ti avessi ascoltato, non saremmo a questo punto. Non è grave, Valeriano. Gli faremo questi compiti. E in più gli prepareremo una bella sorpresina, vedrete. Tutti al mulino! Vanno dal polo sud al polo nord in un'ora, grazie alle loro grandi orecchie natatorie. Così un'altra volta impara a farsi fare i compiti. Attacco extraterrestre in arrivo. Allora, Ovetto, hai il compito? Eccolo qua. Bene, adesso ridammi il meteorite. Fareste proprio qualsiasi cosa per questo sasso. Allora ve lo restituirò se mi farete i compiti fino alla fine del mese. O dell'anno. Vi consiglio di fare attenzione. C'è la possibilità che gli extraterrestri vengano sulla Terra per riprendersi il meteorite. Extraterrestri? Perché non marziani, già che ci siamo? Abitanti della Terra con le grandi orecchie, restituite subito la nostra pietra extraterrestre! Che paura! Aiuto, aiuto, scappiamo! Che paura, Calimero! Aiuto, gli extraterrestri! Presto, presto, scappiamo! Dichiarare subito guerra intergalattica alle grandi orecchie e trasformarli tutti in carote grattugiate! Muoversi! Restituire la pietra dello spazio! È lui che l'ha rubata! Non è vero niente! No, è stato lui! Ultimo avvertimento! Ecco, tenetevela! Non l'abbiamo rovinata, Non vi arrabbiate! Grazie per la vostra collaborazione! Presto, al municipio! Restituiamo subito il meteorite! Ehi, ma è un falso extraterrestre! Lasciali andare, tanto abbiamo il compito! Non sapevo che le aragoste avessero delle orecchie come noi! Ah, certo che hanno le orecchie come noi! Signor Sindaco, vi abbiamo riportato il meteorite! Cosa? Ma è questo il grande segreto del tuo meteorite? È soltanto un vecchio salvadanaio con tre bulloni. Con una specie di roccia che si è incrostata sopra. Ma allora, dov'è il vero meteorite? Signor Sindaco, impossibile tagliare le aiuole dietro il municipio. C'è una grossa pietra che ha distrutto tutto. Oh, il meteorite! Il mio cespuglio di camelia!
essere triste. Possiamo sempre andare a vederlo al museo. Grazie, Calimero. Ti prometto che non farò mai più promesse senza mantenerle. Soprattutto a te. Promesso. A proposito di promesse, non avevi promesso di riportare il nostro robot aspirapolvere extraterrestre al laboratorio?